consapevolezza. C'è una linea di demarcazione in questa legislatura che è determinata dall'epidemia. Cioè c'è stata un'emergenza grossa, è come prima o dopo la guerra. Prima, io dico sempre, prima e dopo Cristo, tanto per essere chiari. È evidente che non puoi essere uguale. Usare lo schema coerenza, molto spesso, quando cambiano la situazione e continui a ragionare nella stessa maniera, non è coerenza, è ottusità, tanto per, almeno per come la penso io. È ovvio. E allora, la cosa fondamentale che dovremmo, diciamo, far tramontare... Una bella mano, comunque. No, è... Dobbiamo togliere l'ideologia, queste pseudo-ideologie che abbiamo tirato fuori, che possono essere l'europeismo o il sovranismo. L'europeismo è una cosa che dovrebbe appartenere a tutti, ma per un dato essenziale rispetto al cambiamento che c'è stato. Questo è un paese che è andato avanti perché noi siamo attaccati a una sorta di terapia intensiva che si chiama BCE. Se non ci fosse la BCE, noi staremmo nei guai, ma grossi, grossi guai. Questo dovrebbe essere un patrimonio comune. Poi è chiaro che uno può immaginare su una linea, su un punto, su un determinato programma, su un determinato programma. Quindi scusa, per stare nella tua metafora, tu mi stai dicendo, Draghi è il primario di una terapia intensiva. Sì. Che usa le braccia che ha. Dice, scusa, mettiti il camice e vieni dentro, dammi una mano. Primo. E poi partendo da un presupposto che si può stare in Europa dicendo, non è che stare in Europa, ti ho detto, è un'ideologia. Uno può anche criticare alcune prese di posizione dell'Europa. Posso addirittura dare un consiglio, dire, forse è meglio fare così. Ma questo non deve diventare un bianco e nero, cioè il secolo dell'ideologia è passato, creare delle pseudo-ideologie, forse ne faremo altre poi in futuro sulla modernità o su altro, ma ora, quando di fatto è un dato essenziale quello dell'Europa, perché di fatto se non puoi sopravvivere è un assurdo. Tavolo, dice Augusto, non solo ideologie un po' fatte all'ultimo momento, ma forse anche i mai a questo punto, perché onestamente secondo me sarebbe un atto di grande prudenza. Vorrei sentire su questo Fontana e Cottarelli, tutti e due. Ma io vorrei